Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la 3ª elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una casa con 18 locali. Io vivo in una casa con un locale solo. Però ho 18 fratelli. Il mio papà è molto ricco e guadagna 31 miliardi al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà è molto povero e guadagna 10.000 lire al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà ogni anno cambia macchina, villa e motoscafo. Il mio papà non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda. Resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Sui libri di psicologia mi aggiornavo sull'educazione, misuravo tutti i miei interventi senza mai sbagliare, ma per mio figlio ero un padre di mestiere. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era nudo era un uomo dell'Ottocento. Le parlavo di libero amore, non esiste la gelosia, lei si è convinta, andava con tutti come un fatto normale. È così che è rinato il delitto passionale. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Non credo che sia il momento
più adatto per parlare di idee. Anche perché ora le idee sono talmente delicate che quasi non si avvertono. Una volta si parlava dello sconvolgimento, insomma, della fatica che poteva comportare l'arrivo di un'idea nuova. Ecco, noi non corriamo questo rischio. Non ci sono. Ma non ha nessuna importanza, perché le idee nuove nessuno te le chiede. Oggi bisogna soprattutto sapersi comportare. Io mi sono organizzato, programmato. Con un cervello come il mio non ho paura di niente. Tutto previsto. Ogni situazione, tac, una casella. Ho faticato, Sin da bambino, non so, per esempio, uno mi dava un pugno. Io niente, lì per lì, pum, lo prendevo. Poi andavo a casa, ci pensavo bene, e tic, una casellina. Certo, per sapere cosa fare. Infatti il giorno dopo tornavo lì, preparato, e lui, pum, un calcio. Che fregato. No, benissimo, un'altra casella. Certo, perché se una cosa non la conosci, ti capita improvvisa, non prevista, tipo, mani in alto. Tu che fai? Ce l'hai la casella? No. E allora te la fai. Me le sono fatte tutte. Ogni situazione, qui, un sunto. Il bignami dell'uomo, ecco chi sono. Beh, non sono mica schematico, no, sono prudente. Le mie caselle me le tengo ordinate, numerate, così per ogni occasione c'ho pronto il comportamento giusto. C'è solo un momento la sera, in quell'attimo che sei tra il sonno e il non ancora. Ecco, io ho la sensazione che le mie caselle, il mio archivio, ho paura, non vorrei mai addormentarmi. Sì. L'inconscio non mi è congeniale. E si perga magari se lì tutto eccitato, no? Veli bianchi, bocche meravigliose, cosce bellissime, sei sempre più eccitato. Gli oggetti che si accavallano, spalle, reggiseni, e poi ancora veli, piume, dissolvenza, tac, ti viene in mente un tassista. Che fai? Ormai sei lì. Lo ami, non era nelle mie caselle. Purtroppo ogni mattina mi sveglio, è ovvio, sto già incominciando odiare un po' il mondo. La luce mi nuoce, c'ho male alle ossa. Tra l'altro ho la pressione bassa. Schiaffeggio contro voglia, mi alzo e vado a pisciare di pessimo umore. Da anni la scena è sempre la stessa, per forza ho la pressione. Essere festa, vorrei essere come una talpa che vegeta e basta. Ma allo specchio del bagno è spietato e mi attende, non c'è niente di meglio che un uomo in mutande. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Devo dire, non c'è neanche un piacere che mi può sublimare. Forse un grande amore.
amore in barca a vela nei mari del sud. Soli nella natura lei era Eva e io Robin Hood. Mentre invece son qui in via Pacini, mamma mia come sono malato, c'ho tanti problemi, sono pallido e grigio, neanche al mare miglioro, non divento dorato, tutt'al più grigio scuro. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. C'ho anche un sacco di cose arretrate, devo fare di tutto. Quasi quasi la cosa migliore è tornarsene a letto. Domenica mattina, che pena, sdraiato mi sento pesante e penso alla gente che mangia le paste, è sempre più grasso. Anche il mondo ha la pressione bassa. Io e te, noi due, chiusi, protetti, nel nostro rifugio, nella nostra tana. E quelli fuori? Niente, quelli fuori non ci interessano. Noi, solo noi, i più puliti, i più uniti, i migliori. No, ma guarda che anche a noi è successo. Silenzio, questo per noi si supera. Noi lottiamo, restiamo avvinghiati disperatamente l'uno all'altro, attaccati come mignotte. Scusa, io dovrei andare un attimo. Vengo anch'io. Allora non ci vado. Giusto. Qui, fermi, seduti, sulle nostre due comode poltrone. È sabato, le 9:30 di sera. Niente di anormale, ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa, si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana, non facciamo l'amore da una settimana. È sabato, domani niente lavoro, forse andiamo al mare, le slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del collo, la curva delle anche, che per me sono cose risapute e stanche. Ma è nell'aria, non so da che cosa, ma si sente, è nell'aria, vede dai gesti, dai silenzi, è nell'aria, in fondo è così naturale, un piccolo sforzo iniziale, poi tutto, tutto va da sé, tutto va da sé, senza fatica, senza fatica, le mani si muovono, accarezzano i fianchi, bocche si avvicinano, poi si staccano ancora, i corpi si sfiorano, poi si allontanano, di scatto si riallacciano, poi si comprimono, il respiro più forte, incalzante, diaffannoso, morboso, ansimante, parole sconnesse, frenetiche, senza pudore, è l'amore, è l'amore, è l'amore.
sabato, sabato, sdraiati nudi sul letto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra sta facendo l'amore. Più forte, spaventoso come un treno, si sente più forte. Poi gridi soffocati, mugoli, sempre più forte. Lamenti e respiri affannosi, signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio. Come conigli, come maiali. Mi alzo, vado in bagno, le mani appiccicose. Rumore di acqua che scorre, la pancia appiccicosa. Dall'appartamento di sopra, dall'appartamento di sotto, rumore di gente che si lava, rumore di cessi, di sciacquoni. Bellissimo lavoro tutti insieme, lavoro collettivo. Ma sì, domani è festa, i letti che si muovono, sì, sciacquoni, sciacquoni, forza cessi, è sabato, è sabato, è sabato. Solo
Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Posso benissimo fare a meno, per dire. Quando m'è caduto, me ne sono neanche accorto. Ai, 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 ai. Perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Che tristezza se un'ascella ti abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mocio mocio, poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace che c'avevo l'orologio. Distratto, perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore. Ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. Io l'amavo tanto e ci ho lasciato il cuore. Ci ho lasciato, già che c'era, anche una coscia. A una festa con gli amici ho perso un dito. Ve l'ho detto di non stringermi la mano. Sono rimasto un po' confuso e amareggiato quando ho visto le mie chiappe sul divano. Aia. Che routine. Che poi uno si smonta. Come tutti, perdo i pezzi piano piano. C'è di buono che ragiono molto bene. Ora c'ho praticamente un gran testone e un testicolo per la riproduzione. Sopra il letto, non so bene da che parte cominciare. La stanza era in silenzio, si è sentito il click di un registratore. Perché io sono qui, che son venuto a fare? Mi dispiace, non ne sento più il bisogno. Non so che cosa dire, cosa posso raccontare. Una storia o forse un sogno. Ma dentro
primitivo, la mente lo tirava, la mia mente che trascinava il mio corpo nudo, eravamo in due fra me e me, un elastico. Mio quel corpo umano, la fatica mi seguiva, mi chiedeva di andare piano, ma la mente continuava, il mio corpo che mi sembrava così pesante come faticava, trascinato da un elastico. Dio, che senso di paura, vedere il filo teso, già vicino alla rottura, non tiene più l'elastico, non tiene più l'elastico, di colpo fuori e dentro, lo schianto! La mia mente galleggiava in una strana dimensione e mi ricordo con paura di una lucida visione, il mio corpo così lontano come fosse morto, era abbandonato, non c'era più l'elastico. Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa. E si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile e bianca, disegna ombre allungate drittissime. Non importa, non siamo mica qui a fare delle fotografie. Cappello in testa, impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro
ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro... Ed è giusto, perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino alle 2 di notte per Milano, senza le Clark. La luna è ancora immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Proseguo per la mia strada, non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Vorrei andare a vivere in Svizzera. Si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti, deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso? Non importa. Non siamo mica qui per occuparci di geometria. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo. E allora... Ma il nemico allunga il passo! Avanza! Ma è una mia impressione. Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo, ecco così. È lui che si scosta. Disegna una curva. No, mi punto. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Un coltello, un'arma nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Siamo a 5 metri. È finita. 4 3. Niente. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso come fossimo 2 persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come i tempi in cui c'era ancora l'uomo. Sconvolgimenti sono tempi assai degni di storia, ma non di memoria. Lo Stato non agisce, tantomeno cautela. Ci vorrebbe una pistola. La violenza urbana è una cosa seria, quel senso di ostile che avverto e che gira nell'aria. Giusto che la gente si difenda da sola. Io mi compro una pistola. .765 automatica, fuori ordinanza. Calcio scuro righettato, canna corta, grilletto cromato con scatto dolce. Clic. 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 La
gente più distesa e va in giro coi cani, e non sa niente dell'oggetto più fedele, più perfetto che rigiro tra le mani. La sento che scende e tira pesa come un grosso sasso, sento l'importanza della sua presenza, ci si sente a posto quando si porta in tasca una di quelle cose che al momento giusto possono esplodere e fare un gran rumore. Figuriamoci, io che neanche agli uccellini non sparo mai. Io nel nostro tempo non ci vedo chiaro, c'è un enorme sviluppo, una gran libertà di pensiero, davvero interessante, però non mi consola. Porto sempre la pistola. $7.65, l'ho già detto. Certo, il grilletto, c'ho già un rapporto stupendo, dolce, sensibile. Clic, clic, clic. Me la sento un po' dura in tasca e in pantaloni, mi fa sempre un certo effetto così gelida e liscia, la carezzo con la mano, sento che si scalda a contatto della coscia. Cammino tutto irrigidito ma mi sento bene, come fossi eternamente in erezione. Ogni tanto entro in un orinatoio un attimo per guardare l'oggetto stupendo, nessuno può sapere che cosa sto facendo. Io che negli orinatoi non piscio mai. Loro sì, vengono qui apposta, e così credono che anch'io. Mi vedono solo dal di dietro, tengo le gambe un po' divaricate e me la guardo. Bella. Il calcio, le quadrizzature. Ce n'è uno accanto. Non lo so cosa fa. Gli vedo le gambe e la nuca. Che collo enorme. Sarà più di 100 chili. La piega della nuca mi sorride come fosse una grossa bocca. Che fa? Prende per il culo. Non piscio mai negli orinatoi. Dunque, il calcio, le quadrettature e il grilletto sensibile, come una piccola palpebra tenera, socchiusa. I nostri tempi di sconvolgimenti, questi nostri tempi di sconvolgimenti, questi nostri tempi. E finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.
come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di seguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Devi essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti. La nave è la vita. La nave è come una mamma, essendo una nave abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua a andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme la vita a testa in su. La nave e sopra la nave, a parte le masse, sono tutti presenti gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, i curdi,
anche i curdi. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Oh, salve, buongiorno, come va? Arrivederci, buona giornata, ciao, ciao. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando vecchieggia. È un fascino che di dentro... mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualcosa di bello che mi distrago, sì, 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 la mia ragazza, sì, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui suoi capelli, va giù, sulle spalle, sì, va giù sui seni, ancora più giù, ancora più giù. Mi torna tutto su. Oddio, il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualcosa di triste, di tristissimo, a una tragedia. Al nonno, il nonno ha sempre funzionato. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, sì. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Mi torna il vomito. No, che fai? Mi torna il vomito? Devo resistere, non voglio essere il primo. No, no, avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. La nave... troppo vitale, la gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male. Che sale al nove sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda, anche in prima si sentono rantoli strani. Da quelli primo non me l'aspettavo. Il mare è sempre più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Una battaglia che cresce, quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza, lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia, un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima, un carabiniere mi tiene, allora mi puntello, cerco di vomitare verso l'alto, non ci arrivo, quelli di sopra le meglio, si sporco per vomitare, una vera cascata, una violenza, uno scoscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave è tutto un vomito, dai, dai, avanti, 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 ci può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Insieme nella vita testa in su, insieme nella vita testa in su. Questa è veramente un revival, un come eravamo, dedicata a quelli che c'erano, quelli che non c'erano, non ce la beccano. Al bar Casablanca, tutto all'aperto, una birra gelata, guardiamo le donne, guardiamo la gente che va in passeggiata. Con aria un po' stanca, camicia slacciata, in mano un maglione. Parliamo, parliamo, un proletariato di rivoluzione. Al bar Casablanca, con una goloise, l'amico con gli occhiali
e sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali. Blue jeans scoloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo, parliamo. Un proletariato. No, no, l'importante è che l'operaio prenda coscienza. Ad esempio, i comitati unitari di base. Guarda gli affari di Paese di Giano, non è mica promesso che la politica di carattere questi obiettivi, sono tenuto all'iniziativa, insomma, chiaro, no? No, non è che noi dobbiamo essere alla testa degli operai. Sono loro che devono fare. Noi al bar Casolan, con il lago Volano, l'amico mio piano, e sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali. Blue jeans scoloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo, parliamo.